Un cordiale saluto, gentili telespettatori. Le immagini che vedete vi giungono in diretta dalla cattedrale di Arezzo, dove sta per iniziare la messa pontificale nella festa della Madonna del Conforto. Festa grande, festa molto cara agli aretini e a tutta la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. E come sempre, da decenni, di fatto da secoli, dalla mattina presto, prima ancora dell'alba, ogni 15 febbraio una moltitudine di persone entra nella grande cappella di sinistra del Duomo di San Donato, si inginocchia, passa, lascia una candela, si fa benedire davanti a quella piccola immagine lassù in alto della Madonna del Conforto. Tantissimi fedeli anche alle messe finora celebrate, già quattro, la prima alle 6 questa mattina, una devozione bellissima partecipata che va avanti da oltre due secoli, mentre adesso vedete proprio la processione introitale, sta per iniziare, come dicevo, la messa pontificale presieduta dall'arcivescovo di Perugia, città della Pieve, Monsignor Gualtiero Bassetti, che qui è stato vescovo per oltre 10 anni. Dicevo, questa devozione secolare che, come tutti ben sanno, risale alla fine del Settecento, al 15 febbraio 1796, mentre l'applauso che sentite è quello rivolto proprio a Monsignor Gualtiero Bassetti, che in questo momento, insieme ad altri vescovi, sta facendo l'ingresso in cattedrale. Approfittiamo per ricordare appunto gli altri vescovi presenti: Monsignor Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole, Monsignore Franco Agostinelli, vescovo di Prato, Giacomo Babini, vescovo emerito di Grosseto, Monsignor Guglielmo Borghetti di Pitigliano Sovana Orbetello, Monsignor Antonio Boncristiani di Siena Colle Valdelsa Montalcino, e poi Monsignor Benvenuto Italo Castellani di Lucca, Monsignor Mario Meini di Fiesole e ancora il vescovo di Civitavecchia Tarquinia, Monsignor Luigi Marrucci, e poi il protonotario apostolico Karel Kastel. E poi c'è anche una presenza ecumenica, in quanto partecipa a questa celebrazione eucaristica anche l'archimandrita della Chiesa Ortodossa d'Italia e con lui Don Marco Lampis, che è parroco ortodosso della zona di Arezzo e Casentino. Ancora applausi di accoglienza per il vescovo Bassetti. Dicevamo, questo 15 febbraio 1796, la paura del terremoto, una affumicata terracotta con l'immagine della Madonna, che poi è la Madonna di Provenzano, di origine senese. E mentre la città di Arezzo era appunto terrorizzata da violente scosse di terremoto, quattro popolani, tre uomini e una donna, videro diventare luminoso il volto annerito di un'immagine terracotta che riproduceva appunto la Madonna di Provenzano. Questo avveniva nelle cantine di un ospizio camaldolese presso Porta San Clemente. Ecco ancora i vescovi che baciano l'altare, si apprestano a prendere posto per la celebrazione eucaristica, mentre Monsignor Gualtiero Bassetti ha salutato il sindaco di Arezzo Fanfani, saluta ancora le altre autorità presenti alla celebrazione eucaristica, si sofferma così per un saluto con tutti e vediamo appunto la rappresentanza della Chiesa ortodossa. Ricordiamo che la cattedrale, sia pure intitolata a San Donato, è anche, per la presenza della Madonna del Conforto, santuario mariano diocesano. Ancora applausi di saluto, tra poco sarà il nostro arcivescovo Riccardo Fontana a salutare in modo ufficiale la presenza di Monsignor Gualtiero Bassetti, che ricordiamo sarà creato cardinale il prossimo sabato 22 febbraio durante il solenne concistoro in San Pietro. E proprio Bassetti, intervistato dalla nostra emittente all'indomani della notizia della sua nomina a cardinale, ebbe subito un ricordo per la Madonna del Conforto. Innanzitutto disse che Arezzo Cortona Sansepolcro è la chiesa da lui amata, 11 anni della sua vita, e quando ha capito che la notizia che sarebbe stato creato cardinale era vera, in quel momento ha detto: ho sentito tutta la mia pochezza, tutta la mia inadeguatezza, però ho pensato subito, mi è apparsa davanti agli occhi proprio l'immagine della Madonna del Conforto. Queste le parole di Monsignor Gualtiero Bassetti, ma adesso ascoltiamo
e dello Spirito Santo. Il saluto dell'Arcivescovo Fontana. La pace sia con voi. Don Gualtiero carissimo, la tua Arezzo con gioia ti saluta cardinale. È la Madonna del Conforto, da te pregata durante tutto il tuo ministero, predicata in ogni luogo della diocesi, che ci offre oggi l'occasione di averti amabilmente costretto a fare il primo pontificale, non ancora in porpora, ma certamente cardinale di Santa Romana Chiesa, legato al ruolo petrino in una maniera indissolubile e fortissima. Noi sappiamo quanto tu sei legato a tutti noi, ma anche quanto la diocesi nostra è legata a te, quanto questi legami indissolubili siano fonte di comune letizia e rafforzano le amicizie, i vincoli, i sacri vincoli del comune ministero. Il Signore ti dia forza, la Madonna ti accompagni, a te che nella sede di San Costanzo sei il primo cardinale dopo Papa Leone XIII. Il Signore ti dia in questo momento delicato e importante tutta la necessaria sicurezza e forza, mentre questo popolo ti promette di starti vicino con la preghiera, soprattutto davanti alla Madonna. Questo dunque il saluto dell'arcivescovo Riccardo Fontana verso Monsignor Gualtiero Bassetti, è costretto, come ha detto Fontana, a fare il primo pontificale in qualche modo da cardinale, cardinale in pectore, e avete sentito l'applauso con il quale i tanti fedeli presenti. Avrò modo poi di ringraziare il carissimo arcivescovo all'inizio dell'omelia per questo saluto, che credo sia la sintesi di tutto quello che in questo momento attraversa i nostri cuori in una comunione intima e profonda. Voglio soltanto dire un particolare. Quando il 6 di febbraio del 1999 feci l'ingresso in cattedrale come vescovo di Arezzo, ero senza voce come stamattina, con la tosse e il raffreddore. A distanza di 15 anni mi sta succedendo la stessa cosa. Ho pensato, sarà un fioretto che mi chiede la Madonna del Conforto, perché voi mi capite, in questo momento ho tante tante grazie da chiedere per me, per la mia chiesa di Perugia e soprattutto per questa chiesa che ho la gioia di rivisitare e che col cuore sento ancora anche mia. Perché quando abbiamo vissuto intensamente un periodo di 10 anni, è chiaro che tutto quello che si è vissuto è travasato nella nostra vita e nei nostri sentimenti. Allora raccogliamoci in preghiera perché il Signore possa trovarci degni di poter celebrare questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere o omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Oh.
preghiamo. Dio, sorgente di ogni consolazione, tu hai costituito madre nostra, la madre stessa del figlio tuo. Fa che per sua intercessione siamo confortati nelle nostre tribolazioni e partecipiamo ai fratelli le nostre gioie. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. È il momento della liturgia della parola. Le letture sono dal profeta Isaia e dalla lettera, la seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. La proclamazione dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni, succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace, come un torrente in piena, la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo.
disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Adesso il libro del Vangelo viene riportato di fronte al celebrante per il bacio e tra poco il celebrante, colui che presiede appunto dopo aver benedetto i fedeli con il Vangelo, pronuncerà l'omelia. Monsignor Gualtiero Bassetti, che ha già anticipato nelle parole iniziali dei ringraziamenti a sua volta, che con molta probabilità adesso riprenderà e formulerà in maniera precisa nei confronti sia dell'arcivescovo Riccardo Fontana che di tutti i presenti. Ascoltiamo Monsignor Gualtiero Bassetti. Carissimi fratelli nell'Episcopato, e particolarmente a te, arcivescovo Riccardo, esprimo gratitudine e fraterna riconoscenza, non solo per l'invito a questa solenne concelebrazione, ma anche per la tua calorosa accoglienza in questa stupenda cattedrale, dove entrambi abbiamo avuto lo stesso privilegio di successori di San Donato. Un grazie caloroso a te, carissimo fratello, e a tutta la comunità diocesana, per la manifestazione di affetto e soprattutto per il sostegno nella preghiera che ho ricevuto da parte di tanta gente di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, in occasione della nomina a membro del Collegio Cardinalizio. Mi ha soprattutto commosso la lettera di un'anziana donna di 93 anni, dice, che mi augura quello che chiese Salomone per il suo regno. Dice: le auguro salute perché ne ha bisogno, le auguro sapienza e le auguro santità. E poi dice: secondo l'ordine di Melchisedec. Commovente pensare che si tratta di una signora di 93 anni. Un saluto altrettanto affettuoso desidero rivolgere ai nostri amati sacerdoti, che per 10 anni ho avuto come fratelli e collaboratori preziosi nel servizio di questa antica e prestigiosa chiesa. E come non ricordare proprio Don Antonio Mencarini di Cortona, che ieri sera ci ha lasciati, e vogliamo appunto rivolgere per lui una particolare preghiera alla Madonna del Conforto. Un saluto deferente alle distinte autorità di ogni genere e grado, cominciando dal nostro sindaco di Arezzo, che il 4 ottobre del 2009, accompagnandomi a Perugia
pronunciò sulla gradinata della cattedrale parole toccanti e commosse che ancora i perugini ricordano. Saluto anche i diaconi, i seminaristi, i religiosi, le religiose e tutti i fedeli, soprattutto coloro che sono giunti dai luoghi più lontani della diocesi e in particolare le nostre famiglie, per le quali chiedo alla Madonna del Conforto la grazia del vino nuovo che essa ottenne con la sua fede agli sposi di Cana. Non posso non pensare ai bambini, ai giovani, ai fidanzati, agli anziani, a tutti i gruppi ecclesiali, all'associazione di volontariato che già durante la novena hanno invocato, più che con le labbra, col cuore, l'aiuto di Santa Maria. E un saluto anche ai due sacerdoti della Chiesa ortodossi che sono qui presenti. Ciascuno ha reso e vuol rendere il suo omaggio. Ciascuno vuole pronunciare il proprio grazie per i doni ricevuti. Ciascuno vuole affidare al cuore della madre le proprie ansie e preoccupazioni, ma anche le speranze che accompagnano la vita di tutti i giorni. Purtroppo siamo ancora nel cuore di una crisi che non ha risvolti soltanto economici. Si tratta di una crisi di dimensione etica e antropologica. Riguarda l'uomo, la sua vita, le sue scelte. Io auspico e chiedo alla nostra Madonna del Conforto, per tutti gli uomini e per tutto il mondo, una stagione di nuove scelte, perché senza una ricostruzione di valori, di un'etica condivisa, non saremo in grado di andare incontro ad un futuro degno. Questo futuro, al quale non si deve rinunciare, mi piace definirlo nuovo umanesimo. Umanesimo perché al centro deve esserci la dignità della persona, nuovo perché ogni persona che ha una propria fisicità, ma anche una spiritualità, un'aspirazione alla trascendenza, anche quando vengono umiliate queste dimensioni, ecco che la persona è impoverita. Nel messaggio di Papa Francesco per la Quaresima ho ritrovato un'approfondita riflessione rivolta a ciascun uomo, sia verso l'uomo che vive al centro del mondo, nell'agio e nel benessere, ma che ha perso purtroppo l'anelito a guardare in alto, verso il cielo e anche nel profondo del proprio cuore, e sia verso quell'uomo che risiede nelle periferie del mondo, nelle villas miserias, negli slum, come dice il Papa, a cui tutto manca, ma che ha smarrito ogni speranza e che non conosce e forse non ha mai conosciuto la gioia del Vangelo. A quest'uomo sofferente, così apparentemente diverso, ma anche così drammaticamente simile, la Chiesa di oggi non può che donarsi completamente in uno stato permanente di evangelizzazione e di missione. Si tratta di un impegno e di un progetto da attuarsi e da vivere da parte di tutti. Carissimi fratelli e sorelle, come dicevo poc'anzi, ciascuno di voi stamani alla Madonna del Conforto vuole rendere il proprio omaggio, vuole pronunciare il proprio grazie per i doni ricevuti, vuole affidare al suo cuore di madre le proprie ansie, preoccupazioni, le speranze che accompagnano la vita di ogni giorno. E lei, additandoci Gesù, continua a ripeterci: fate tutto quello che Lui vi dirà. Non lasciate cadere a vuoto neppure una delle sue parole. Di fronte allo spettacolo di tanti giovani abbandonati a se stessi, io li vedo a centinaia per le vie del centro storico di Perugia e sulla scalinata del Duomo,
ragazzi che forse senza loro colpa non si pongono più alcuna domanda sul senso della vita e della propria esistenza, senza più punti di riferimento certi per le loro scelte, di fronte a questo spettacolo avverto in maniera drammatica le parole della madre di Gesù: non hanno più vino, non hanno più vino. Cari giovani, ne ho visti tanti presenti qui in Duomo venendo verso l'altare. La sete più profonda che vi agita, ricordatelo, è sete di Dio, e solo Gesù può saziarla. Lui vuole guidarvi verso una vita piena, bella, gioiosa, preziosa ai suoi occhi. Ma è importante che tutti noi, come i servi del banchetto di Cana, ci lasciamo indicare dalla madre del conforto la strada per ridare alle nostre vite così terremotate l'unica solida base, Gesù Cristo. In questo ci aiuta proprio lei, che Benedetto XVI, a conclusione della sua ultima enciclica Spe Salvi, ha dipinto stella della nostra speranza, la Madonna del conforto, stella della nostra speranza. Ed ecco le parole di Benedetto. L'arcivescovo Riccardo mi ha fatto un grande regalo, mi ha fatto indossare la casula che lui ha indossato quando è venuto ad Arezzo. Ecco le parole di Benedetto: Maria, tu rimani in mezzo ai discepoli del tuo figlio come loro madre, come madre della speranza. Santa Maria, insegnaci a credere, a sperare, ad amare come te. Indicaci la via verso il regno. Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino. A questa stupenda preghiera di Papa Benedetto voglio aggiungere stamani, a nome di tutti voi, anche la mia umile supplica. Madre del conforto, oggi questo tuo popolo vuol lasciarsi raggiungere dal tuo sguardo e ricevere la consolante carezza del tuo volto buono e sereno. Madre, noi siamo certi di essere preziosi ai tuoi occhi e ci affidiamo alla tua intercessione con cuore semplice. Amen. Abbiamo ascoltato l'omelia di Monsignor Gualtiero Bassetti in occasione di questa solennità della Madonna del Conforto. L'arcivescovo di Perugia ha svolto molti ringraziamenti, ma ha sottolineato una cosa molto particolare. Ha detto di essere stato colpito dal messaggio ricevuto da un'anziana signora di 93 anni di questa diocesi, che gli ha augurato salute, sapienza e santità. Adesso la celebrazione prosegue con la preghiera universale. L'intercessione della Beata Vergine Maria, madre del nostro conforto, supplichiamo con fede il Signore. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché come Maria, madre del nostro conforto, sappia essere vicina a tutti coloro che si trovano nell'afflizione. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per l'arcivescovo Gualtiero, perché il Signore gli doni serenità e salute e lo sostenga nel suo servizio alla Chiesa universale. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per le comunità parrocchiali della nostra diocesi, perché la visita pastorale del nostro arcivescovo le aiuti ad essere più unite nella fede e capaci di testimoniare la parola di salvezza. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per le pubbliche autorità, perché nell'esercizio delle loro funzioni
perseguano il bene comune alla luce del Vangelo di Cristo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che sono provati dalla sofferenza, perché per l'intercessione di Maria Santissima ottengano serenità e salute e sappiano unire i propri patimenti a quelli di Cristo per la salvezza del mondo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per quanti sono chiamati alla vita sacerdotale, religiosa, missionaria, perché rispondano generosamente alla chiamata del Signore. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per tutti noi, perché per intercessione della Madonna del Conforto, il Signore ci liberi dal flagello del terremoto e da ogni pericolo spirituale e materiale. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Dio onnipotente ed eterno, concedi al tuo popolo che confida nella materna protezione della Vergine Maria di essere liberato da tutti i mali per giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Con l'offertorio inizia la liturgia eucaristica. Viene preparato l'altare con i doni per il sacrificio eucaristico mentre ascoltiamo il suono degli ottoni e poi l'Ave Maria. Ricordiamo che il coro è quello del Liceo Musicale di Arezzo, il direttore il maestro Roberto Tofi, all'organo Cesare Ganganelli, mentre gli ottoni che ascoltiamo in questo momento sono Pietro Zaccardi, Filippo Mazzini, Giuseppe Di Pietro e Paolo Giusti. Thank you.
pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta della nostra povertà che oggi ti presentiamo nella festiva celebrazione della Beata Vergine, e donaci di essere sempre assetati della vera gioia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Come una madre consola il figlio, tu continui a confortare il tuo popolo e ci doni nella Beata Vergine Maria, la madre del nostro conforto, che a tutti i sofferenti, nelle angustie della vita, offre un segno perenne della tua misericordia. Per questo dono, esultanti con gli angeli e i santi, cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e il nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo
in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Donato e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, il Vescovo Gualtiero che presiede questa celebrazione eucaristica, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci dona il suo Spirito. Con la gioia e la fiducia dei figli cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Liberaci, Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, dell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Grazie, grazie, grazie. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Siamo arrivati al momento della comunione. Adesso si comunicano i celebranti e i fedeli. Approfitto per ricordare qualche passaggio dell'omelia di Monsignor Gualtiero Bassetti, che oltre ai ringraziamenti ha avuto degli spunti anche di carattere sociale. La sua riflessione ha detto, tra l'altro, che ancora siamo nel cuore di una crisi che non ha risvolti soltanto economici, si tratta di una crisi di dimensione etica ed antropologica, riguarda l'uomo, la sua vita e le sue scelte. Io auspico, ha detto Bassetti, e chiedo alla nostra Madonna del Conforto, chiedo per tutti gli uomini e per il mondo intero una stagione di nuove scelte. Senza una ricostruzione di valori, di un'etica condivisa, non saremo in grado di andare incontro ad un futuro degno. Questo futuro al quale non si deve rinunciare, ha detto Bassetti, mi piace definirlo nuovo umanesimo,
Umanesimo perché al centro deve esserci la dignità della persona, nuovo perché ogni persona che ha una propria fisicità ma anche una spiritualità, un'aspirazione alla trascendenza che se umiliate la impoveriscono. Quindi questa riflessione, diciamo, di carattere sociale da parte di Monsignor Bassetti, il quale però si è rivolto anche ai giovani, in particolare facendo riferimento ai ragazzi che vede nella sua Perugia, ragazzi che forse senza loro colpa non si pongono più alcuna domanda sul senso della vita e della propria esistenza, senza più punti di riferimento certi per le loro scelte. E avverto, ha detto Monsignor Bassetti in maniera drammatica, le parole della madre di Gesù non hanno più vino. E a questo punto ecco l'invito diretto ai giovani: cari giovani, la sete più profonda che vi agita è sete di Dio e solo Gesù può saziarla. E quindi il riferimento ancora alla Madonna del Conforto, alla Madre del Conforto, alla strada per ridare alle nostre vite così terremotate l'unica solidale base, Gesù Cristo appunto. E infine Monsignor Bassetti ha anche pronunciato una propria preghiera alla Madonna del Conforto dopo aver citato quella di Benedetto XVI. Ricordiamo che Benedetto XVI è stato in questa cattedrale, ha pregato di fronte alla Madonna del Conforto il 13 maggio del 2012 e in precedenza un altro Papa, Giovanni Paolo II, altra visita storica il 23 maggio 1993, la Domenica dell'Ascensione, e in quella circostanza il Papa affidò proprio la nuova diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro alla protezione della Madonna del Conforto. Dicevo però questa preghiera che Bassetti ha voluto proclamare, preghiera propria alla Madonna del Conforto: Madre del Conforto, oggi questo tuo popolo vuol lasciarsi raggiungere dal tuo sguardo e ricevere la consolante carezza del tuo volto buono e sereno. Madre, noi siamo certi di essere preziosi ai tuoi occhi e ci affidiamo alla tua materna intercessione con cuore semplice. Questa è la preghiera di Bassetti alla Madonna del Conforto, che ricordiamo quest'anno vive anche un altro momento importante. Infatti si celebrano anche i 200 anni dall'incoronazione. Due secoli fa esatti Papa Pio VII decise di donare a questa immagine venerata nel Duomo qui di Arezzo il massimo degli onori, quindi proprio l'incoronazione, ecco, e ricorre quest'anno questa data importante per la devozione e la storia mariana aretina. Il decreto risale al 14 giugno 1814, il capitolo Vaticano concedeva allora alla Madonna del Conforto la corona d'oro, quindi come dicevo il massimo degli onori, l'incoronazione concessa dal capitolo di San Pietro in Vaticano, quindi l'onore riservato alle immagini più celebri per antichità di culto, di abbondanza di grazie elargite. E tante sono le grazie che anche oggi sono state richieste ufficialmente nella preghiera universale, ufficialmente nell'omelia di Monsignor Bassetti, ma anche ognuno dei fedeli presenti oggi, ognuno di coloro che si recherà nel corso di questa lunghissima giornata di fronte all'immagine della Madonna del Conforto, chiederà una grazia, pregherà. Questo è il motivo dei tanti che ancora continuano ad affollare la cattedrale, dei tanti che ancora continuano a passare in questo pellegrinaggio devozionale davanti a questa immagine, lasciano un cero, si fanno benedire, si fanno il segno della croce, si inginocchiano, pregano la Madre del Conforto.
Abbiamo visto ancora un'immagine del coro degli Ottoni, ricordiamo anche il coordinamento appunto di questi gruppi da parte del canonico Monsignor Giovanni Zanchi. Approfitto anche per ricordare che saranno molti gli appuntamenti di questa giornata, di questa festa della Madonna del Conforto che la nostra emittente seguirà in diretta a partire anche da questo pomeriggio alle 16, in cui sarà trasmessa in diretta la messa dalla cappella di Via Vecchia, e poi alle 18 ancora di nuovo in diretta qui dal Duomo di Arezzo per la messa presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana, e poi ancora nella sera alle 21:30 ci sarà l'omaggio dei quartieri. Questa è una delle novità previste dal programma della festa della Madonna del Conforto, l'omaggio a Maria dei quartieri della giostra del Saracino di Arezzo, degli sbandieratori, dei musici, l'evento che era già stato inserito all'interno della novena già dallo scorso anno, che aveva riscosso anche grande apprezzamento. Ecco, da quest'anno l'appuntamento è in programma proprio nel giorno della festa, quindi oggi sabato 15 febbraio alle 21:30 questo appuntamento, e poi ancora ci sarà un ultimo appuntamento per quanto riguarda la nostra emittente, ovvero la diretta della messa delle 23:15, quindi questa sera, direi questa notte, questo momento conclusivo di questa lunghissima giornata che, come dicevo all'inizio del collegamento, è iniziata questa mattina alle 6 con la prima messa, e poi ne sono state celebrate altre messe praticamente ad ogni ora fino a questa solenne concelebrazione e eucaristica alla messa pontificale presieduta da Monsignor Gualtiero Bassetti, che abbiamo ricordato sarà creato cardinale il prossimo 22 febbraio in San Pietro, ed è questo anche il motivo per cui oggi era qui a presiedere questa solenne celebrazione, lo ha ricordato in inizio di celebrazione proprio l'arcivescovo Riccardo Fontana. Sono stati tanti i riferimenti fatti da Monsignor Gualtiero Bassetti, prima citavo il riferimento ai giovani, però ho avuto un pensiero anche per i bambini, per i fidanzati, per gli anziani, per tutti i gruppi ecclesiali, le associazioni di volontariato che si sono ritrovate qui in cattedrale per la novena e hanno invocato più con le labbra, col cuore, ha detto, quindi più che con le labbra, con il cuore, hanno invocato l'aiuto di Maria, ciascuno ha reso e vuol rendere il suo omaggio, ciascuno vuol pronunciare il proprio grazie per i doni ricevuti, ciascuno vuole affidare al cuore della madre le proprie ansie e le preoccupazioni, ma anche
le speranze che accompagnano la vita di tutti i giorni, e questo è anche il motivo appunto delle persone che vedete in questo momento, che ancora passano davanti a questa immagine, così lassù, piccola immagine in alto in questa bella cappella, questo sacro luogo, questa all'interno della basilica, della cattedrale di San Donato. Dicevamo quindi tanti i riferimenti, tanti i ringraziamenti da parte di Monsignor Gualtiero Bassetti, che ha voluto ricordare anche i suoi tra virgolette, ma nel senso che lo sono stati in passato, i suoi sacerdoti, i suoi diaconi, i seminaristi, i religiosi, le religiose, tutti i fedeli, e soprattutto ha detto coloro che sono giunti dai luoghi più lontani della diocesi, e in particolare le nostre famiglie. Anche qui una preghiera per le famiglie. Bassetti ha chiesto alla Madonna del Conforto la grazia del vino nuovo che essa ottenne con la sua fede agli sposi di Cana, appunto Maria che ottenne con la sua fede agli sposi di Cana il vino nuovo, il vino della speranza. Tra poco, dopo l'orazione conclusiva, i celebranti si recheranno alla Madonna del Conforto per la preghiera mariana finale. Ricordo che con Monsignor Gualtiero Bassetti hanno concelebrato alcuni vescovi della Toscana, alcuni che sono di origine aretina e che ritornano tutti gli anni per questa circostanza. Ricordo ad esempio Franco Agostinelli, che in questo momento è vescovo di Prato, ma anche Monsignor Benvenuto Italo Castellani, vescovo di Lucca, e poi coloro che praticamente sono tornati a risiedere in diocesi, come Luciano Giovannetti emerito di Fiesole o come Monsignor Giacomo Babbini emerito di Grosseto. Ricordo ancora che insieme a loro erano presenti anche il vescovo di Pitigliano Sovano Orbetello, Monsignor Guglielmo Borghetti, e Monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole, e poi ospite amico dell'arcivescovo Riccardo Fontana, Monsignor Luigi Marrucci, che è vescovo di Civitavecchia Tarquinia. Abbiamo anche detto della presenza di Monsignor Karel Kastel, che è protonotario apostolico, e poi una rappresentanza della Chiesa ortodossa. Abbiamo ricevuto, Signore, i sacramenti dell'eterna salvezza. Concediti, supplichiamo, che uniti con la Vergine Maria alla passione di Cristo possiamo partecipare alla gioia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe haudinos, Christe exaudinos. Christe haudinos, Christe exaudinos. Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor Mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, Santa Dei Genetrix, Sancta Virgo Virginum, ora
Mater Christi, ora pro nobis. Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, ora pro nobis. Mater Inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, ora pro nobis. Mater boni consili, ora pro nobis. Mater creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, ora pro nobis. Virgo Veneranda, ora pro nobis. Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, ora pro nobis. Virgo Fidelis, ora pro nobis. Speculum Justitiae, sede Sapientiae, causa nostre letitiae, va spirituale, ora pro nobis. Vas honorabile, vas insigne devotionis, rosa mystica, ora pro nobis. Torres Davidica, Turris Suburnia, Domus Aurea, Federis Arca, ora pro nobis. Janua Celi, ora pro nobis. Stella Matutina, Salus Infirmorum, Refugium Peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix Afflictorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Prophetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe, o Regina Ali Concepta, ora pro nobis. Regina in Celum Assumpta, Regina Sacratissimi Rosari, Regina Familie, Regina Pacis, ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Virgine nobis,
Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Al canto delle litanie lauretane, l'assemblea e i concelebranti si sono recati in processione alla cappella della Madonna del Conforto, e qui forse rompendo un po' la formalità, Monsignor Baltiero Bassetti è stato accolto nuovamente con un applauso. Thank you.
che la Madonna del Conforto sia per Arezzo, per la diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro, per tutta la Chiesa e per il mondo intero, un segno di consolazione e di sicura speranza, il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite in pace. Prima di lasciare questo luogo santissimo, noi vogliamo chiedere alla Santa Madre di Dio, la Madonna del Conforto, come qui la invochiamo, di benedire e proteggere il nostro Cardinale Gualtiero nel suo ministero. Nel suo ministero romano, nella conduzione della sua grande e prestigiosissima Chiesa Pelusina, vogliamo dire la nostra gratitudine ai miei fratelli vescovi che hanno voluto farsi presenti a questo momento un po' eccezionale nella nostra storia cristiana. Vogliamo dire grazie a tutti i sindaci che sono intervenuti in un numero straordinario, alle autorità civili, militari, religiose. Saluto i rappresentanti della Santa Ortodossia che ci fanno l'onore di essere con noi. Voglio dire un grazie di cuore ai nostri ragazzi del Liceo Musicale d'Arezzo che... diretti dal maestro Roberto Tofi. È la prima volta che abbiamo qua con noi i ragazzi, supportati da fiati prestigiosi, proprio ringraziamo che questo omaggio alla Madonna completa la nostra comune devozione alla Santa Madre di Dio. Prima di andare via si canta senz'altro Bianca Regina Fulgida, ma io vorrei dire un Ave Maria per chiedere il dono di vocazioni al sacerdozio. Ave o Maria, piena di grazia. Thank you.
con l'inno Bianca Regina Fulgida, che ricorda l'evento miracoloso quando questo popolo chiamò la sua Madonna, Madonna del Conforto. Si chiude questa nostra diretta per la messa pontificale dalla Cattedrale di Arezzo, ricordando però che saranno numerosi gli appuntamenti già elencati in precedenza che la nostra emittente trasmetterà in diretta nel corso della giornata, a partire, come dicevo in precedenza, dalla messa delle 16 in diretta dalla Cappella di Via Vecchia, e poi altro appuntamento importantissimo alle 18, la messa presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana qui in cattedrale, e poi ancora alle 21:30 per l'omaggio dei musici, dei figuranti della giostra del Saracino, e poi ancora la messa delle 23:15 ancora qui in diretta dalla Cappella della Madonna del Conforto all'interno della Cattedrale di Arezzo. A tutti voi che ci avete seguito un grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata anche con i nostri programmi, tutti essenzialmente dedicati a questa grande festa della Madonna del Conforto.